Sei contenta di conoscere Iori oggi? Santo Iori! Ma cosa fai? Da 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 da. Fritta stomaco vuoto. Non bevete, non bevete. La zuppetta di mare. Iori! E sua sorella? Bella però. No, mi starà vicino, fa tutto un altro effetto. Sebastiano Serafini raggiunge la terra toscana. Qui visiterà la bella Firenze, vedrà di non far cadere la torre di Pisa e ammirerà il mare di Livorno cantando a squarciagola il mare d'inverno. No, questa forse no. Ciao a tutti, sono nella basilica più importante di Firenze, la basilica di Santa Croce. Con una... raccontaci il tuo passato da cosplayer con Martina. No, dai, cioè la cosa meno interessante della mia vita. E sto bevendo un cappuccino, guardate, con le due bellezze lì che offre la Toscana. Beh, la basilica forse non è la migliore, ma Martina sicuramente sì. Martina, dove stiamo andando? Grazie per averci fatto vedere Firenze. Ci porti in un ristorante tipico di Firenze, proprio per assaggiare... Sì, proprio Ciba Fiorentina, si chiama il mandarino. Non riusciamo a capire se il nome è il mandarino o il mandolino. Il mandarino. Però credo sia il mandarino, perché sia. Il mandolino non mi fa tanto cinese. Sì. Vai, entra tu. Ti devo aprire la porta, aspetta. Tra l'altro in Giappone è l'opposto, adesso girando che è chiuso. Lei è appena stata in India, tra l'altro. Sì. Come? Andateci. Ecco qua. Cioè, non riesco a prendere gli gnocchi. Buona? Io adoro la cucina di Firenze. Sempre tipo illuminato, non capisco cosa gli succede a sta casa. Guarda che aspetto. No, io non che... assaggio sto coso. Cioè, non avete idea, fa? No. Tipo morte con le gusto di oltracomba. No, è buona. È più tipo aceto, se vuoi. Sembra che ci siano i bachi. I bachi? Sì, guarda. Cosa sono i bacchi? I vermi, quelli che strisciano. Guarda che in Cina, ti dico un proverbio cinese, i cinesi mangiano tutto quello che striscia ma non il treno, tutto quello che vola ma non gli aerei, tutto quello che ha le gambe ma non il tavolo. Quindi mangiano le persone. Hanno le gambe? Sì. Questo è il pollo con gli anacardi, ma è anche piccante, quindi non so che pollo sia. Ed ecco qua il gelato al tè verde, al riso e alla rosa, perché hanno frighi di finito i più classici, bravola, pistacchio e fior di latte. Che altro c'è questo qui che sembra, cioè, rosa fotonico, chissà quanto colorante c'è dentro. No, è tutto naturale, È la rosa bionica così, in natura. Adesso aggiungo un pezzo, ti hanno dato anche due cucchiai, assaggia. Secondo me il tè verde invece, io ne prendo poco perché mi fido poco. Che ti sei perso? Quando è la prima volta che ho assaggiato il tè verde che mi hanno portato alla cerimonia del tè? Ho portato quei cosi, cioè tipo, non mi avevano detto cosa devo fare in ordine. Mi hanno portato sti... i biscottini mollicci di riso. Io li ho mangiati e mi ero tipo pappetta, non riuscivo a ingoiare. Ero così, fatto va bene, ora mi hanno il tè, lo bevo. Ho bevuto sto fatto schifosissimo. Il tè verde giapponese, quello della cerimonia, fa schifo, sa di clorofilla. No, non piace, però ti devi sapere abituato. Quindi se te sei lì che dopo aver mangiato questa specie di dolcino, speri di bere il tè perché almeno ti va giù e quindi non rischi di strozzare. Già oltre a mal di piedi perché sei in ginocchio. No, ti fa ancora più pappetta! Magari ci sono capitate queste esperienze? Non andare con i miei, ovviamente! Guarda che bella questa presina a forma di farfalla e questa forma di farfalla, raviolo, bello! Che cos'è? Guarda la foto qui! È per fare le uova? È un separatore di uova, cioè praticamente il pesce se ci metti le uova vomita il giallo! Che bello! Scusa, lo intinge e tira su il giallo, no? Dici? Sì, sì, vedi. Quante belle idee regalo di Natale. Sai proprio quei regali che ti fanno Natale e poi finiscono direttamente nel... Perché non sai cosa farci. Tipo, beh, questa è comodissima per le unghie, per pulire le unghie. Oh, guarda che bello questo. Cos'è? Non lo so. Ah, per truccarsi? Guarda che bella la spazzola con la ballerina. Aspetta che la proviamo. Riccioli. Non so se sta capendo. Secondo me la dovevano fare così la tazza comunque nella Bella e la Bestia. No, che belli questi per gli spazzolini. Qua però potrei comprare qualche minchiata in effetti. Devo fare un regalo almeno. Oh, che belli. Martina, provateli mo. Ok. Beh dai.
Questo qua è bellissimo perché praticamente potete mettere comodamente il vostro cellulare qui mentre lo caricate. Questo io ce l'avevo da bambina, il sottomouse questo. Però se lo lasciate troppo anni si indurisce. Questo che cos'è? Che cos'è? Però fa un po' impressione. Oh! Una calapenna. Bello, dai, ci siamo divertiti fin troppo. Ok, oggi una missione importante. Le mutande di Capodanno. Le puoi anche provare? Non metto il mio culo in mostra su YouTube. Allora, queste non mi piacciono. Queste sono un po' mutandoni nella notte. Fa un po' sadomaso. Perché queste? Queste? Fa un po' battona. Un po' battona. Tu che immagine vuoi dare di te a Capodanno? Sexy con classe? Sexy con classe? Ecco che ci spostiamo nel centro di questa bellissima città. Siamo investiti dalla macchina? Probabilmente sì. Non siamo in Giappone, non è il Giappone. Questa è la piazza principale. Eccola qua, la cattedrale di Santa Maria Maggiore. Giusto. Vabbè, Santa Maria del Fiore. Oh, guarda, questo non fa battuna. No, proprio peggio. Questo cosa fa? Aliena, tipo. Però tipo questa in rosso sarebbe... Non è carina. Non è male. Secondo me è meglio di quella. Cos'è che eravamo prima? Dai, ama mai. È meglio, secondo me è molto meglio Intimissimi. Molto meglio. Ma sì, guarda, ce ne hanno un sacco di rosse. Però quello non so se viene. È rosso o bordeaux? No, no, è rosso. Ok. Il bello di Firenze è anche lo shopping. Ciao. 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 Guardate che meraviglia. Però le luci non sono ottimali, per fare le... Perché vedi, prende tutto là e questo qua sembra nero. Allora, adesso siamo con Sebastiano Serafini. Seba, dove sei oggi? Oggi mi trovo a Firenze, la culla del Rinascimento. Città bellissima, peraltro, che visito quasi tutti gli anni, una o due volte l'anno, quando mi invitano per qualche evento. E oggi non mi hanno invitato per niente, però sono qua a trovare la mia amica Martina, che sta facendo il video. Cosa ti piace in particolare di Firenze? Di Firenze? Beh, ovviamente non si può non citare la bellissima cattedrale di Santa Maria del Fiore Maggiore. Ma non è Maggiore del Fiore, basta! E quella è la via principale dei negozi. No, lo so. No, ma lo so perché dove c'è Luisa di Roma. Ah, perfetto. Lì davanti c'è il mio negozio preferito. È quello? No, la Miss 60. Ah, ok. Vieni. Io ho dormito in quell'hotel là la prima volta che ho dormito, questo qua. Adesso ci spostiamo a Pisa. Bene. Come va? Bene. Ti faccio un super close up. Proprio ora che sono struccata. Che sei struccata? Sei contenta di conoscere Iari oggi? Contentissima. Ci ha appena scritto che sta raggiungendo la stazione. Che emozione. Santo Iori. Aspetta, Seba. Allora, praticamente quando sono andata in India, questa cosa non verrà detta in inglese. Sì. E soprattutto non mi ci taggare perché ci sono anche persone che erano più matrimonio. Sì, tanto non ti si sente se non parli più forte. Praticamente, sì, la mia amica indiana, quella del matrimonio, ha visto il video. Quale video? Quello, il tuo video musicale, quello dove io ho fatto una piccola parte. Ha detto ai suoi invitati che io ero una famosissima attrice italiana. E soprattutto quando facevamo le prove per questo balletto, perché ci ha fatto ballare sul palco un'altra ragazza che era studiata con me, fa: vabbè, ma si è detto che te sei famosa, hai fatto teatro, canto, ballo. E c'avevo Francesca lì che faceva: canto te, ma quando io ballo, ma come ballo, ma io non so ballare, perché te dici queste stronzate? Perché e poi mi è arrivata sua mamma che fa: oh Martina, I'm very proud of you. Scusa? Che bello l'albero di Pisa! Dillo di nuovo. Io sono di parte, sono di Bornese, dove sono pisani. Ah sì? Cosa dite di questo? Ciao! Iari! E sua sorella! Questo è l'albero più bello che avete a Pisa? Per ora sì. Per ora sì. Adesso ci spostiamo verso la Torre di Pisa. La Torre di Pisa, mamma mia. I Krapfen alla Nutella. Questa che piazza è? Piazza Vittorio Emanuele. Guardate che bella la piazza Vittorio Emanuele. Qua ci sono i mercatini di Natale. Devo dire che sono più belli a Trento. Questi non sono ancora i mercatini di Natale. Sì, no. Questi sono i mercatini di Natale. E vabbè, proseguiamo qua il nostro corso. Comunque dovete sapere che la gente di Pisa ha gradito particolarmente la mia canzone di Alive. Ci confermano? Sì. Vero?
una persona almeno l'ha ascoltata. Due persone l'hanno ascoltata. Qua abbiamo le luci di Natale, e proprio in mio onore l'hanno messa proprio oggi, perché sapevano che arrivassi. Infatti là c'è scritto I'm alive, ma non si può vedere bene con questa. Comunque dovrei iniziare a mettere i sottotitoli in inglese delle mie canzoni sotto, o almeno in italiano, perché la gente non capisce cosa sto dicendo. Cioè capisce solo I'm alive e poi perché. In realtà avevo anche registrato la versione in inglese, però non mi piace la mia voce in inglese. Preferisco in giapponese. Guardate che bello, sembra di essere a Firenze. L'arno sporco. Guardate che meraviglia. Beh, però con le luci del tramonto è bello. Bellissimo l'Arno. L'Arno. Gli Ari e l'Arno. Martina? Ciao. Questo direi che è un video. Dobbiamo tirare sulla qualità. Diciamo qualche aneddoto del Giappone. Lo sapete che in giapponese ponte si dice hashi, fiume in giapponese si dice kawa. Cos'altro posso dire? Decorazioni si dice decoration. Illuminazioni si dice illumination. Ed è carino sto corso comunque. Guardate, è indescrivibile la bellezza di Piazza dei Cavalieri. Il nulla. Qua potresti mettere la canzone di Lost. Esatto. Poi uscire nulla. Il nulla. Wow. Questa è una delle università più famose in Italia. Dove siete? E Tokyo. Ah, nato in Italia. A parte che parlo 8 lingue comunque. Vabbè, brava. Questa è tipica usanza giapponese. No, cos'era? Cos'è? Cosa succede? Lo sta provando una nuova cosa per cagare, buona cosa. Lui vuole andare a conoscere la mia amica giapponese Sadakatsu. Bella però. No, mi stare vicino fa tutto un altro effetto. Che meraviglia. Sì, in effetti non. Se storgo la telecamera, ma no, è sempre dritta. Comunque, il regalo. Ecco qua cosa vince la sorella di Yari. Capito? Vinci un fungo! Guarda che questo è l'ambitissimo fungo dei funghi. Allora, i video da ubriaco potrei non farne più. Allora, poi tu vinci lo slime carry di Dragon Quest. Onoratissimo, perché questo scatola lo vedevo nel video e la volevo. La volevi per davvero? Sì, l'hai vinta te. Poi tu vinci anche il sushi. Questo è un gioco tipico giapponese, vedete? Tra l'altro, quale ragazza vuoi fare diventare un idol? Bene, da adesso dobbiamo scegliere la ragazza che diventerà un idol. Questa. Guardate che bella, è già sul palco. Mi dai anche te i consigli di moda, come la vestiresti? Un vestitino da infermiera ciocca. Guardate che bella la nostra idol. Poi però ci manca qualche accessorio, cosa dici? Guardate, è un'idol moderna. Vince questo meraviglioso quadro realizzato da Sebastiano Serafini. Non bevete. Della serie non provate mai spritz a stomaco vuoto. Proviamo i vestiti sulla nostra Martina. Mamma mia, questo ti sta da Dio. Cadono i vestiti. Sei nuda! Bellissimo, bellissimo! Proviamo anche qualche bel fiocchettino. Papillon. Bello! Sei bellissima. Dai, apri, guardate Yari. Wow, che fortuna, che bello! È una maschera? Ragazzi, io ho bevuto uno spritz e mi sono ridotto così. Capite perché non bevo? Per tutti gli alcolisti anonimi e per tutte le persone che non reggono l'alcol, iscrivetevi al canale. Ciao! Guardate che bella arrivata la cena. I gamberi in hummus e qua la zuppetta di mare. Buon appetito. Martina, fai una faccia felice ma non troppo. Cos'è questo? Grigliata di gamberi. La grigliata di gamberi. Bella la mia Olimpia. Vedete, la tocco e non brontola. Smetto di toccarla e non brontola. Ma cosa fai? Che bella che sei. Ehi. Che bello, un altro animale a cui sto simpatico. Ciao Martina. Siamo arrivati nel mare di Livorno, guardate che meraviglia, wow! Ok, vabbè, qua siamo a Livorno, stiamo vedendo il bellissimo mare di Livorno, che è molto più bello di Calambrone, e guardate che meraviglia! Bye bye! Vi ricordiamo che potete trovare la musica di Sebastiano Serafini nei maggiori digital store.